Nasce uno sportello unico per l'Europa tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Sindaco di Lorito, non sono le prove generali queste però per la nuova Pescara? No, no, assolutamente, però questo dimostra che i comuni possono tranquillamente mettere in rete dei servizi per appunto efficientare e rispondere a quelle che sono le esigenze di una comunità senza necessariamente togliere i confini della propria città. È un ottimo risultato, quindi un in campo progettazione per l'Europa per reperire fondi per migliorare le nostre città. Quello della spesa dei fondi europei è un problema che attanaglia un po' tutte le amministrazioni, molte volte ci sono i fondi ma non si riescono a spendere, probabilmente con questo ufficio, con questo sportello diventerà più semplice fare tutto questo. Assolutamente sì, ha pienamente ragione, noi crediamo molto in questo progetto perché, ecco, lo ammetto, ad esempio noi come Spoltore abbiamo avuto e abbiamo delle grandi difficoltà appunto con la progettazione e il reperimento di fondi europei e questo pensiamo che possa essere una svolta per la nostra città. Quando partirà questo progetto? So che già da lunedì la Regione Abruzzo ha convocato una riunione per appunto entrare nel merito e strutturare appunto questi fondi per appunto far partire questi centri che poi produrranno atti per far arrivare fondi nelle nostre città.